Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video e in un nuovo appuntamento sul disegno a fumetti. Oggi vi voglio parlare di un altro aspetto che però è di basilare importanza, cioè l'inchiostrazione. Anche questa è una bestia nera per tanti aspiranti disegnatori, però è assolutamente importante. Perché? Perché è l'unica cosa che ci permette di preparare il nostro disegno a fumetti per la scansione e la stampa. Cioè è ciò che, una volta cancellato tutta la matita, tutto il superfluo, è l'unica cosa che rimarrà sul foglio. Quindi è assolutamente importante. Ed è importante anche per un altro motivo. Perché a seconda del mezzo, dello strumento di inchiostrazione che andremo a usare e a seconda della mano nostra, cioè della nostra perizia e dei nostri gusti in fatto di disegno, l'inchiostrazione cambierà da persona a persona, cioè andrà a dare una connotazione di stile in base a chi la sta facendo. È ciò che permette di differenziare un disegno di uno piuttosto che di un altro. Per capirlo, bisogna rendersi conto che il segno, che cos'è il segno? È qualunque traccia lasciata su un foglio, ok? Che sia di una matita, di un pennarello o di un pennello, è sempre segno. Il segno non è sempre uguale, in base a cosa usi, ma anche da persona a persona. Il segno cambia. Perché? Perché in base a quanto noi spingiamo con l'attrezzo che stiamo usando sul foglio di carta, la pressione che diamo con la mano sul segno di, sul foglio di carta, il segno cambia. E noi dobbiamo essere consapevoli che il segno, come ho detto, non è sempre uguale, ma ha un inizio, una parte centrale e una fine. Non è sempre così. Può anche variare di spessore. Queste variazioni sono proprio queste che rendono il nostro disegno personale, unico, che lo differenzia da quello di tutti gli altri. E andare a imparare a saper dosare queste differenze, inizio, centro e fine, ci permette di diventare disegnatori più esperti. Addirittura c'è chi lo fa di mestiere, l'inchiostratore, cioè colui che inchiostra il disegno di altri. Perché? Perché più di altri è bravo a trasformare ogni segno di matita in un segno di inchiostro. Ok? Allora, prima di cominciare, ricordo sempre che, come per i colori, anche quando andiamo ad inchiostrare bisogna sempre avere un fondo il più liscio possibile, ok? Perché ogni irregolarità della superficie viene trasmessa al foglio di carta. Una volta che abbiamo preparato la nostra superficie di disegno, vi presento gli strumenti. Finora abbiamo sempre usato il tratto pen nelle nostre lezioni, nei nostri incontri. E va bene, all'inizio ci può stare. Oggi vi voglio far vedere tutto quello che sta dopo il tratto pen, tutto quello che viene dopo il tratto pen. Ricordo sempre che non è necessario usare sempre lo strumento più costoso, lo strumento più ricercato, lo strumento più iper, super, mega tecnologico. Assolutamente no. Quello che conta è ciò con cui ci troviamo bene e ciò che ci permette di essere efficaci nel disegno. Quello è risultare efficaci. Quello che usiamo ha poca importanza rispetto al risultato. Per oggi voglio far vedere come usare i diversi strumenti. Partiamo dallo strumento più simile al tratto pen, che è
il rapidograph, cioè un pennarellino con punte di dimensione variabile, abbastanza rigido, abbastanza, anzi, più che abbastanza preciso per fare segni veramente chirurgici, molto molto controllati. Dopo il rapidograph viene la brush pen. La brush pen, come avete già visto nelle volte precedenti, non è nient'altro che l'incrocio fra una penna e un pennello. Quindi vuol dire che la punta sarà più morbida rispetto al rapidograph e il segno potrà essere più variabile. A seconda dei gusti e a seconda di ciò che si vuole ottenere, ci sono brush pen di tutti i tipi, con punte di tutti i tipi, di tutti gli spessori e di tutte le durezze. La cosa più simile alla brush pen è il famosissimo pennello. Questo è lo strumento principe, quello che viene usato da tantissimi inchiostratori, perché questo, più di qualunque altra cosa, ti permette di avere un segno differente a seconda di quello che stai facendo, un controllo assoluto, ma è anche uno dei più difficili da usare. Però, una volta saputo usare, ti dà delle soddisfazioni incredibili. E concludo con un altro strumento, che anche questo ha fatto la storia del fumetto, che è il pennino. Il pennino è quello che usavano i nostri nonni per scrivere, che bisogna intingerlo nell'inchiostro e segnare sul foglio. Anche il pennino può avere tantissime forme, tantissime punte, tantissimi tipi di punta, può essere sottile, grosso, morbido, duro, eccetera eccetera. Per capire quale ci può essere utile bisogna fare qualche prova, non c'è una risposta esatta per ogni cosa, bisogna provare, bisogna sperimentare, sbagliare e imparare. Ora, una volta che abbiamo i nostri strumenti, ai quali aggiungiamo, nel caso del pennello e del pennino, una boccetta di inchiostro, perché è quello che li fa funzionare, un pochino d'acqua per pulire i nostri strumenti e un qualunque cosa, tipo un fazzoletto, per andare a pulirli proprio per bene. Dunque, una delle prime cose da sapere quando si va a inchiostrare un disegno è che più il foglio di carta su cui disegniamo è sottile, più l'inchiostro che gli va sopra lo bagna e tende a imbarcarlo, si dice, cioè creare quelle piccole ondine, quelle piccole increspature, quelle rughe che rendono il foglio non troppo bello da vedere. Perciò, più il nostro foglio di carta è robusto e spesso, più assorbe meglio l'inchiostro e rimane perfettamente liscio. Questo è sempre da tenere a mente. Questo è un disegno che ho fatto io sul corsaro nero, perché è un personaggio che mi è sempre piaciuto. Andiamo a vedere come si può inchiostrarlo con i vari strumenti che vi ho fatto vedere prima. Per usare uno strumento come il rapidograph, bisogna sapere che se segni e linee molto precisi, molto netti, molto uguali, vanno benissimo per andare a inchiostrare oggetti inanimati, oggetti duri, oggetti solidi, come ad esempio possono essere il cordame qui sullo sfondo, o anche il legno della paratia della nave, eccetera, o anche, perché no, la lama della spada. Per queste cose qui il rapidograph è perfetto. Quindi, se io uso il rapidograph e mi aiuto con un righello, tipo così, ecco che ho un segno buono, esattamente quello che io volevo, far vedere che questa superficie non è morbida, perché se è morbida potrebbe avere una variazione di segno. Invece, se il segno è perfettamente netto, il nostro occhio lo legge come un qualcosa di più duro, di più solido.
e per la lama di una spada è eccellente, ma anche per quello che potrebbe riguardare il manico, cioè l'elsa della spada. Come abbiamo già detto e stradetto, per l'inchiostrazione serve sempre e solo tanta pazienza, tanta concentrazione e tanta precisione, poiché il segno di matita che sta sul foglio va saputo rispettare non al 100, al 200%. In questa fase meno errori si fanno, meglio è. Vedete che in base a quello che io sto inchiostrando, sto muovendo il foglio. Perché? Perché magari se mi sento più sicuro a fare una linea in un certo verso piuttosto che in un altro, tanto meglio muovere il foglio. Così almeno risultiamo più precisi. Ovviamente anche col rapidograph si può variare il segno, basta soltanto andare a ripassare le parti che noi vogliamo ingrossare, ci mancherebbe altro, si può fare tranquillissimamente. Adesso vi faccio vedere un altro strumento, cioè la prima brush pen. Questa qui, e cioè quella con la punta un po' più morbida, potrebbe benissimo essere utile per fare cose come le linee del cappello. Che un po' di differenze possono tranquillamente averlo. La qualità di una linea, la qualità di un segno, deriva proprio da come riesce ad assottigliarsi e ingrossarsi nelle varie volte. Ed è anche ciò che lo rende unico. Per imparare a dosare lo spessore del segno, purtroppo non ci sono trucchi che tengono. Serve solo molto allenamento e molta costanza. Quindi per questo potrebbe assolutamente esserci utile uno strumento del genere. Molti disegnatori tendono a usare un solo strumento per ogni cosa. E va benissimo, se loro hanno il pieno controllo di ciò che stanno facendo, ben venga, anzi, tanto di cappello. Se invece uno non si sente del tutto sicuro di poter riprodurre ogni segno con lo stesso strumento, può tranquillamente usarne più di uno. L'importante è che il risultato finale funzioni. Vedete anche l'attenzione che bisogna mettere anche nei tratteggi? Ecco, ad esempio qui nelle borchie. Io comincio molto sottile, poi comincio a spingere e ritorno sottile. Così creo anche un effetto di ombra. Come se già sapessi da che parte arriva la luce. Un altro strumento, come può essere invece l'altra brush pen, cioè questa con la punta molto molto morbida, questa può andare molto molto bene per riempire gli spazi neri. Così. Perché ci facilita molto il lavoro. Se dovessimo riempire questa campitura nera col rapidograph o col tratto pen, diventeremo matti. Invece con questa, in 448, è fatta. Ma questa si può anche usare in tanti altri modi. Per esempio, se dobbiamo avere una linea molto diversa, molto morbida, si può fare una cosa del genere.
tantissimi disegnatori usano questa. Questa poi ti permette di avere anche degli effetti molto particolari. Lo faccio vedere nell'altro foglio, così questo non lo rovino, come per esempio lo sgranato. Questo è un qualcosa che può essere molto molto particolare, molto apprezzabile se lo sai usare bene. Però i gusti sono gusti. Dopodiché vi faccio vedere il pennino. Il pennino ha bisogno, come abbiamo detto, della boccetta di inchiostro, che è questa. E come si usa? Il pennino si usa così. Si intinge abbastanza poco, perché più inchiostro gli metti, più lui tende a fare la macchia, se non lo sappiamo dosare bene. E comincio, ad esempio, a fare la faccia. Il pennino mi consente di avere sì una differenza di segno, ma mi dà un controllo maggiore rispetto ad alcune brush pen. O almeno questo è quello che credo io. A me dà un controllo molto maggiore. L'unico limite del pennino è che va intinto e ricaricato più volte, mentre invece con gli altri strumenti l'inchiostro era già all'interno dello strumento stesso e non necessitava di questa attenzione. Vedete come bisogna andare a ragionare proprio segno dopo segno? Invece di fare tutto in una volta sola, che potrei anche sbagliarmi, io preferisco andare a inchiostrare un pezzettino alla volta, così ho più controllo su quello che sto facendo. Ecco, una cosa del genere già mi può piacere. E vedete che in base a quanto spingo, anche il pennino cambia. Quando abbiamo finito di usarlo, mi raccomando, sempre, sempre, sempre pulirlo per bene, togliere tutto l'inchiostro rimasto e detergerlo. Anche sgrassarlo a volte, perché molti inchiostri tendono a essere un pochino oleosi. Quindi, una volta che è pulito, possiamo ancora usarlo. Se il pennino si macchia di inchiostro e l'inchiostro si secca, il pennino è praticamente inutilizzabile. Se cade e queste due linguette che formano il pennino si separano o si ammaccano o si alterano, il pennino è inutilizzabile. Quindi mi raccomando, massima attenzione. E adesso arriviamo allo strumento principe, e cioè il nostro pennello. Per il pennello vale lo stesso principio del pennino. Si intinge, se ci accorgiamo che c'è troppo inchiostro lo andiamo a smorzare un pochino, così, e andiamo anche qui a fare il nostro lavoro di fino. Ovviamente anche qua ci vuole tanta pazienza, tanta concentrazione, però vi garantisco che se imparate vi dà molta molta soddisfazione. È un lavoro molto metodico, non bisogna tralasciare niente. E anche nel caso del pennello, come nel pennino, la punta ha la sua grandissima importanza.
deve essere tenuta bene, deve essere curata, deve essere appuntita, difatti. E anche il pennello, una volta finito di usare, va saputo pulire molto molto bene. Non tutti gli strumenti si prestano a qualunque tipo di segno, devi essere veramente molto bravo per saperlo fare. Però diciamo che con un pennello è molto complicato andare a fare una linea perfettamente dritta, anche perché un pennello o un pennino, come fai a usarli col righello? Dovresti avere uno spessore che ti tiene il righello più alto sul foglio, così che il pennello, invece che appoggiarsi sulla punta, appoggiasse sul manico e scorrendo ti riesce a fare un segno dritto. Ma è complicato, ci vuole molta tecnica e molta esperienza. Quindi io vi consiglio sempre, se dovete fare linee dritte, usate un rapidograph che va più che bene. Mentre invece se dovete fare linee molto curve, come ad esempio i capelli del nostro corsaro nero, allora vediamo che qui cose come il pennello giocano un ruolo molto apprezzabile. Non è tanto importante quello che usi, l'importante è come lo usi. Dimenticavo, i pennelli si possono usare anche per riempire. Però fate sempre molta molta attenzione a rispettare i bordi e a rispettare le linee che avete già fatto, perché basta veramente un niente per andare a cambiare una linea, e se cambi una linea rischi di fare peggio. Adesso immaginate un intero disegno, un'intera tavola a fumetti, un intero volume a fumetti fatto di tavole, di pagine, 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 a volte anche 200-300 pagine, tutto fatto in questa maniera. È un lavoro infinito, lo so, ma è anche il lavoro che siamo chiamati a fare se ci piace fare questo tipo di mestiere, questo tipo di passione, che è appunto la passione per il disegno a fumetti. Anche qui pulisco bene il pennello, lo stempero per bene e lo vado a pulire. I pennelli non si puliscono mai, faccio vedere qua, non si puliscono mai così, perché la punta si rovina. La punta va sempre pulita in questa maniera, così, perché è l'unico modo per mantenere una punta. Se per caso, col tempo, con gli anni, con l'uso, la punta dovesse aprirsi, si dovesse un po' sfibrare, basta semplicemente usare un pochino di sapone da bucato e rifargli la punta col sapone. Quando il sapone si sarà asciugato, diventerà duro, ma appena toccherà un pochino d'acqua, si scioglierà e si potrà tranquillamente riutilizzare come se fosse nuovo, fidatevi. Allora, a questo punto non rimane che darvi il solito augurio, cioè quello di provare, mettersi in gioco con magari materiali nuovi, se fate un salto in cartoleria potete sempre cominciare a provare qualche materiale. Un rapidograph non costa tantissimo, un pennello così piccolino non costa molto, una brush pen o un pennino comincia già a costare un pochino di più, però è un qualcosa che tranquillamente si può decidere. Dopodiché non rimane che mettersi sotto, al lavoro, all'opera, e provare, riprovare e riprovare con molta calma, rispettando, questa è la parola chiave, rispettare ogni singolo tratto del vostro disegno, dargli quel qualcosa che lo fa diventare solo vostro, quel qualcosa che lo fa differenziare da tutti gli altri, che è appunto
il modo in cui una linea si ingrossa e si assottiglia e dà un carattere in più al nostro disegno, in base a quello che stiamo disegnando, se è qualcosa di morbido, come la pelle, i vestiti, o se è qualcosa di duro, ma anche e soprattutto se è qualcosa in primo piano, con un segno più grosso, o un qualcosa in secondo piano o sullo sfondo con un segno molto molto più sottile. Anche questo ti crea l'illusione della profondità ed è questo che differenzia un disegnatore, un inchiostratore bravo da uno un pochino più principiante. Ecco, il lavoro finito. Inchiostrato con tutti gli strumenti che abbiamo visto prima, ognuno con la sua funzione per gli oggetti duri, per gli oggetti morbidi, per quelli in lontananza e per quelli in vicinanza. Come dico sempre, si può sempre migliorare, non è ancora perfetto, ma come risultato è già apprezzabile. Ragazzi, noi abbiamo finito, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video per altri trucchi sul disegno a fumetti. Ciao!